Buongiorno a tutti e ben ritrovati. 12:31 minuti di oggi, venerdì 2 aprile, il venerdì prima di Pasqua. Ci fermeremo, oltretutto ve lo dico già, ci fermeremo per una settimana, quindi torneremo poi in onda il 12 di aprile, quindi quest'oggi ultima puntata di questa prima parte, diciamo, di stagione. Poi dal 12 aprile riparte la seconda metà di anno per Milano News, che andrà avanti comunque come sempre fino a luglio. È venerdì, prima di partire però e di parlare con Andrea Romoli, guardiamo il livello di inquinamento atmosferico in tempo reale sulla nostra città. 41 microgrammi per metro cubo, il livello del PM2,5 in questo momento, livello che ci viene dato da Arianna, il vaso di Wizz Air, e dalle altre 100 Arianne installate sui terrazzi, sui balconi, sui tetti, sulle saracinesche. Insomma, sono un po' installati ovunque nella nostra città 100 vasi che fanno questa bellissima rete di controllo del livello di inquinamento, che in questo momento dà un livello di 14, non 41, infatti 14 è sceso, ok, perfetto, 14, meno male, meglio, perché così è appunto un livello respirabile di aria, quindi 14 microgrammi per metro cubo. Dicevo, è venerdì, si parla di tecnologia digitale, del mondo che verrà, verrebbe da dire, ma soprattutto della settimana che verrà, per quanto riguarda soprattutto i webinar e gli appuntamenti digital da non perdere. E chi meglio di Andrea Romoli ci può fare da Caronte, da Virgilio, chi sei? Il nostro... Il traghettatore, sei il nostro Tom Tom... all'interno del mondo digitale. Buongiorno Andrea. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Milano News. Questa del Caronte la metto come status. È vero, no? Tu ci traghetti sempre in questo mondo che per molti è infernale, tra parentesi, esatto. Ma grazie a te invece riusciamo a capirne ogni risvolto. Da cosa possiamo partire questa settimana? Allora, questa settimana partiamo da martedì 6 aprile. Da martedì inizia un evento internazionale che si chiama Crowdfunded Summit 2021 o 2021, detto all'inglese. È un summit dedicato al crowdfunding. Ci saranno due giorni di free lectures, quindi di eventi, interventi gratuiti e panel in cui ci saranno delle spiegazioni sul crowdfunding, le varie metodologie di crowdfunding, e il terzo giorno consisterà in workshop interattivi e training che saranno aperti a VIP, per cui sono dedicato a chi, diciamo, a chi è una, il terzo giorno è a pagamento, tanto per intenderci, per important people che investono appunto in soldi. Mercoledì 7 a mezzogiorno e mezzo, a mezzogiorno vi segnalo la quarta edizione degli Innovation Talk dell'Università Lumsa di Roma. Sono 10 incontri settimanali in lingua inglese e che saranno disponibili sul canale YouTube dell'Università. Lo speaker sarà Lorenzo Di Ciaccio, che è il CEO e co-founder di Pedius, e il talk sarà Impact Entrepreneurship, per cui interessante per chi si occupa appunto di chi vuole analizzare l'innovazione. Un altro evento sempre di mercoledì è alle 18:30 ed è organizzato dall'associazione InnoVap ed è un webinar a sostegno per l'accesso a bandi e finanziamenti. Interverranno appunto alcuni specialisti Marco Piunti, che è dello staff servizio di First di Arter, Davide Pelilli, che è il founder e CEO di Trovabando, e Stefania Rossi, che è l'area creditore e finanziario di Assolombardo, appunto, che daranno tutte le informazioni per l'accesso a banchi e finanziamenti. Giovedì vi segnalo un evento organizzato dal Fintech District, molto interessante, è la banca Quellen, che ha deciso di investire nel corporate venture capital, e quindi ci sarà questo webinar dedicato a tutte le varie
possibilità di investimento in venture capital da parte di, appunto, di Credem. Interverranno tra gli altri Alessandro Longoni, che è il Head of Fintech District, Francesco Reggiani, che è coordinatore del sistema informativo del gruppo Credem, e tanti altri specialisti, appunto, della banca, che spiegheranno passo passo quali sono i possibili investimenti che andranno a fare nei prossimi mesi. Sempre giovedì vi segnalo un ciclo di webinar gratuiti, Startup Pills, che praticamente porta alla scoperta di come lanciare una startup. Interverranno ogni giovedì, interverranno degli esperti del mondo startup che spiegheranno le loro esperienze e insegneranno i best practices. L'argomento del webinar è metodologia di Lean Startup. Interverranno tre mostri sacri della metodologia Lean Startup, che sono Jacopo Livia, Maurizio Ghisolfi e Mirko Maiorano, che appunto fanno ai partecipanti alla metodologia Lean Startup. Venerdì vi segnalo che inizia un hackathon, The Big Hack, che durerà fino a domenica. L'hackathon, per chi non lo sapesse, è una maratona di sviluppo codice in cui poche ore sviluppatori, hacker, maker, esperti di Internet of Things, appassionati di tecnologie, qual è il tema? Con l'aiuto di mentor esperti, sviluppano prototipi di progetti hardware e software. Per cui senz'altro una sfida molto interessante e molto appassionante, che andrà da venerdì a domenica sera. E questo è, diciamo, l'ultimo appuntamento della settimana. Che possiamo però approfondire come tema sul tuo articolo su Startup Italia, dove troviamo tanti altri articoli, anche non solo, ormai non c'è neanche più da dire. Online domani in prima mattinata. Perfetto, va bene. Andrea, grazie mille, buone feste e buona Pasqua. Noi ci vediamo quindi anche a voi. La settimana dopo ci vedremo, intorno dopo il 12. Ciao, grazie, buona Pasqua a tutti, buona serena Pasqua. Ciao Andrea, grazie mille. Ciao. A te, grazie mille. E adesso, poco prima di passare al nostro ospite della giornata, un attimo di pausa, di riflessione, perché c'è, come sempre, l'incursione poetica delle foche parlanti. Se il padre mi dice sì, uomo, io mi ritraggo come una larva, conficco l'addome sotto l'amo. Molle come un mollusco senza guscio, mi sento disalberato, stringo i denti. E mi chiedo a cosa sia servito aver imparato 4 lingue se le parole non si sentono sott'acqua, se so soltanto scrivere poesie. In nome del padre, una poesia di Angelo Nessore. Grazie mille a Francesca, grazie mille anche perché ricordo sempre queste incursioni poetiche di Francesca, che voi vedete in questo ambiente bucolico, non sono fatte chissà dove, ma a Milano. Anche quella è Milano. Insomma, ricordiamoci sempre quante cose belle può essere Milano. E parlando proprio di cose belle a Milano, non si può che introdurre il nostro ospite di oggi, l'associazione Nasig Cura per chi cura. E visto che io non ne so assolutamente niente, giustamente ho voluto qui il fondatore, il presidente Matteo Nasig, che vedo in collegamento con noi. Buongiorno Matteo e buongiorno a Ivana. Buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato, perché ho l'opportunità di raccontarvi come è nata la mia associazione, di cui sono presidente. Grazie a te Matteo per aver accettato l'invito e grazie a Ivana Basile, che vediamo di fianco a te, che è la facilitatrice, il facilitatore. Ivana, spiegaci cos'è un facilitatore, così che capiamo bene cosa stiamo vedendo, e ci spieghi proprio questo metodo che state utilizzando. Allora, Matteo scrive su una tastiera QWERTY trasparente e lui indica le lettere, perché Matteo è un soggetto non verbale e quindi io poi verbalizzo tutto quello che lui scrive. Questo è il suo metodo per comunicare nella quotidianità e che l'ho accompagnato in tutti i suoi studi e in tutti i suoi percorsi. Perfetto, grazie mille. Allora, entriamo a parlare. Le lettere, e chi è vicino a me legge quello che scrive. Perfetto, chiarissimo. Allora ti chiedo, Matteo,
Matteo, ti chiedo questo allora, parliamo appunto dell'associazione Cura per chi cura. Già il nome è molto interessante perché bisogna prendersi cura anche di chi cura. Perché? Perché ho voluto costituire l'associazione per far cambiare lo sguardo sulla disabilità. Perché ora la disabilità è vista come una sfortuna, ma non è così, è una diversa condizione dell'essere che può insegnare tantissimo a chi si prende cura. Perciò è molto importante prendersi cura di chi cura, perché le persone disabili portano bellezza e significato, ma occorre saperli vedere. Allora, raccontaci un attimo, Matteo, come nasce l'associazione, l'associazione che tu hai volutamente, fortemente voluta, e come nasce, come inizia tutto questo cammino? Abbiamo perso l'ultima parte della domanda, Ok, fortemente voluta. diceva appunto la fortemente voluta Matteo, questa associazione, come è iniziata? Da dove è iniziato tutto il cammino di questa associazione? L'associazione è stata costituita 4 anni fa. Ok. Ero all'ultimo anno di liceo e mi chiedevo che cosa fare dopo la maturità. Non volevo più studiare perché per me studiare era molto faticoso, anche se mi piaceva tantissimo e ovviamente non potevo lavorare come fanno tutti, ma avevo tantissime cose da dire. Perciò, con l'aiuto della mia famiglia e di alcuni amici, ho costituito l'associazione e ho comprato una casa perché volevo che l'associazione avesse casa. Ecco, se ho letto bene dal vostro sito, appunto, tutto nasce grazie al risarcimento che hai appunto ricevuto, in quanto la tua, dimmi se sbaglio, tetraparesi, giusto? Avviene in seguito a una severa asfisia avuta durante il parto, se non ho capito male, giusto? Proprio così, Perfetto. ho avuto un risarcimento e ho deciso di usarlo per comprare la casa dove abito e dove ha sede l'associazione. Ho firmato il rogito con il pennarello in bocca. Perché volevo un luogo dove le persone, tutte le persone, possono stare molto bene insieme, perché la diversità è un'opportunità per tutti, anche perché tutti siamo diversi, non solo io. Ecco, allora spiegami un po' cosa succede all'interno di questa casa. Facciamo finta che non ci sia la pandemia, cioè cosa dovrebbe succedere, nella normalità di questa casa? Stiamo continuando anche
con il Covid. Allora, meglio ancora. Non ci ha fermati. 2 volte la settimana ci sono i lavoratori per i bambini con tutte le abilità. Perché insieme possono imparare a conoscersi e a stare bene. Perciò i nostri laboratori sono per tutti i bambini. Questa attività la facciamo in sede. Poi abbiamo delle attività che ora sono online, come il gruppo genitori. Abbiamo un gruppo di genitori che si ritrova e si confronta. Parliamo di come stanno. Ci dicono come stanno e che emozioni hanno. Questo è fondamentale, perché nessuno chiede ai genitori come stai. Molto interessante. Sul vostro sito ho visto infatti che voi vi proprio c'è scritto a chi vi rivolgete e avete proprio una sezione per i genitori e una per la famiglia, cioè come fossero due realtà ed entità separate. Perché? Perché facciamo delle attività solo per i genitori, perché è importante che abbiano un loro spazio di confronto solo tra adulti. Altre attività sono per tutta la famiglia, perché i genitori stiano insieme ai loro figli e imparino a vedere la bellezza che c'è in loro, non solo la fatica, ma anche la bellezza. E in fondo poi ho visto un'altra sezione molto interessante, che è quella invece dove uscite, diciamo, dalle famiglie strettamente dette e andate invece nella scuola, che poi, a pensarci bene, è un po' la famiglia di tutti i bambini per un bel po' di anni, no? Passano più tempo quasi a scuola che in famiglia, quando si poteva andare a scuola. Ma come funziona con le scuole? Qual è il messaggio che invece provate a, cioè che cercate di portare nelle scuole? Nelle scuole facciamo dei percorsi di educazione alla diversità. Sono incontri con me e con delle educatrici per far riflettere sul valore della diversità. Questo è importante per i ragazzi, anche per prevenire il bullismo, perché se si accetta la diversità propria, si può vedere con occhi diversi quella altrui. Come rispondono le ragazze e i ragazzi che ti vedono, che ti incontrano nelle scuole? Quali sono le loro impressioni, le loro emozioni? Cosa ti dicono? Cosa ti chiedono? All'inizio mi vedono come un extraterrestre, poi vado via e sono un amico, perché all'inizio non capiscono che io sono uno che pensa. Quando
se ne accorgono, mi fanno tantissime domande e sono felici di conoscere una persona come me. Purtroppo ora non stiamo andando a scuola. Questo mi manca tantissimo, ma spero di tornare ancora, perché è un lavoro stupendo. Qual è la domanda che ti fanno più spesso, Matteo? Dici, dai, la domanda segreta che ti fanno più spesso qual è? Mi chiedono se sono fidanzato. Ma perché si propongono poi come fidanzate o cosa? Qual è la curiosità? Perché quando sono al liceo chiedo io, sei libera stasera? Quindi la risposta però alla domanda sei fidanzato al momento no, se no ci sarebbe una fidanzata gelosa in questo Al momento. momento no, Ah, ok. ma lo sono Ok, stato. no, dico, non facciamo ingelosire nessuno quindi al momento, va bene, l'importante è questo. Torniamo a parlare bene dell'associazione, perché tu dicevi giustamente uno spazio per chi cura e per prendersi cura appunto di queste persone che a volte ci si dimentica, perché giustamente tutte le attenzioni vanno verso chi ha la disabilità, verso il portatore di disabilità, ma spesso e volentieri poi ci si dimentica di chi spende fatica e di chi ha una vita comunque complicata nello stare dietro. Tu dici, la cosa principale è non fargli capire che è vero, è una fatica, ma non è solo quello. Che cos'è anche allora? E come si fa, ad esempio, immagino in famiglie, magari con fratelli, sorelle, insomma, dove a volte si fa fatica a gestire questa cosa? Come, da cosa si può iniziare per partire e non implodere, non esplodere come famiglia? Proprio così, non è solo fatica. Certo, lo è, ma non è solo quello. La vita di una persona con disabilità può essere molto bella, perché si possono fare tantissime cose, ma soprattutto si può essere liberi di essere se stessi, senza la fatica di dover essere qualcun altro. Hai detto che la vita può essere bella, allora ti chiedo tre cose belle da cui proprio sei, che hai fatto e che sei felice di aver fatto. Le tre cose più belle, quali sono? Io adoro viaggiare. Abbiamo un camper e abbiamo girato quasi tutta l'Europa. Adoro uscire con gli amici. Ora non si può, ma mi piace tantissimo. E poi adoro stare con le persone, parlare con loro. Si può sempre fare, anche le persone con disabilità possono sempre emozionarsi, stare con gli altri, godere delle cose, vivere una vita piena, avere passioni. Un'altra mia passione è lo sport. Mio fratello gioca a rugby e io seguo le sue partite. Poi ho giocato a boccia paralimpica e anche questo mi è piaciuto tantissimo. Non siamo
soprammobili. Siamo persone piene di interessi e voglia di cambiare la società. E anche con tanta voglia di fare, da quanto ho capito, Matteo. Insomma, tu fai più cose di te che molte delle persone che conosco, quindi complimenti davvero per tutto quello che fai. L'associazione, appunto, ho visto che c'è un bel gruppo, un bel numero anche di volontari che ti aiutano in questa missione, ma so che anche noi altri possiamo fare qualcosa. Cosa possiamo fare per aiutare la tua associazione? Perché i volontari sono sempre benvenuti, ci aiutano nei laboratori con i bambini, perché i nostri bambini hanno bisogno di tanta, tanta cura. Poi abbiamo sempre bisogno di essere supportati. Perciò, se volete aiutarci, io sono felice. Come, chi è il volontario tipo? Cosa deve saper fare il volontario per potervi dare una mano? Cosa devo saper fare, appunto? Non deve saper fare qualcosa, deve essere. Essere una persona che guarda oltre. Non si ferma alle apparenze e ha voglia di mettersi in gioco. Abbiamo diversi ragazzi che ci aiutano. Sono scout o studenti. E sono veramente stupendi. Allora, siamo quasi in chiusura. Ti chiedo sul finale allora di fare proprio una sorta di appello, di comunicato a tutti quelli che ci stanno guardando del perché aiutarvi, ma soprattutto del perché è importante, quello che dicevi prima, prendersi cura di chi cura. Perché se ci prendiamo cura di chi cura, le persone non si sentono sole e isolate, ma si sentono parte di una comunità e la loro fatica acquista un significato. Perciò è fondamentale prendersi cura di chi cura. È ancora più importante che delle terapie. È ancora più importante delle cose che di solito si fanno. È fondamentale e nessuno ci pensa. Allora, ricordateci anche le coordinate per, appunto, sapere di più sull'associazione, dove possiamo trovare tutto quanto. Queste non le so, ma potete guardare sul sito. Okay. Lo dico io il sito, Matteo. Sì, dillo tu. Il sito è www.associazioneciperci.org. Ok, lì immagino si potrà vedere tutto quello che fate proprio nel concreto, tutte le attività che fate, i laboratori. Matteo, i laboratori a cui sei più affezionato quali sono? Adoro il laboratorio di teatro. Perché la conduttrice è bravissima e ciascun bambino può essere se stesso. Ora stanno lavorando sui sogni e ciascun bambino ha potuto esprimere quello che
desidera veramente. Ecco, se ho capito bene, poi questi bambini, stiamo parlando di bambini con disabilità, bambini senza disabilità, cioè non c'è una distinzione, giusto? Se ho capito bene, Matteo? Proprio così. Okay. Sono tutti insieme. Perché per noi è fondamentale che stiano tutti insieme. Perfetto, allora il sito internet ce l'abbiamo, i laboratori abbiamo capito che sono davvero per chiunque, quindi andate sul sito internet dell'associazione, metteremo poi anche nei commenti la diretta, il link così più diretto. Io Matteo ti ringrazio davvero tanto per essere stato collegato qui oggi con noi e ti faccio soprattutto i complimenti, perché magari per te era scontato pensare di prendere i soldi di un risarcimento e fare quello che hai fatto. Ti assicuro che non è così per molti, non è così per tanti, e quindi ti ringrazio davvero per quello che hai fatto. Ricordiamo tutto questa bellissima palazzina nel quartiere QT8 di Milano, un quartiere pazzesco, bellissimo, dove hai creato un mondo stupendo che spero di riuscire a venire anche a vedere presto, magari passata tutto questo marasma. Sì, è una casa gialla, si vede anche da lontano. Perfetto. E io ti aspetto, Fabio, vieni quando vuoi, io ti aspetto qui. Grazie mille allora per l'invito, non tarderò a venire a trovare sicuramente. Grazie Ivana per il suo lavoro, complimenti Ivana, e portate i complimenti e soprattutto a tutti, tutta la squadra dell'associazione, perché davvero ho visto essere in tanti, molti giovani, finalmente dei volti giovani che si danno da fare anche, e quindi sono molto contento di quello che state facendo. Grazie mille davvero. A presto, ciao. Grazie ciao. Mille, a presto anche a voi, grazie mille a Matteo Nasig e Ivana Basile, grazie mille davvero e ciao. Buona giornata. Grazie, grazie anche a voi che ci avete seguito da casa, 13.03, chiudiamo qui la nostra puntata di oggi e chiudiamo questa prima parte di Good Morning Milano. Ci rivediamo il 12 aprile, sempre qui in diretta alle 12.30 con una nuova puntata.